Ciao ragazze, in questo nuovo video andiamo a decorare la copertina della nostra agenda, di cui trovate la prima parte su come ricoprirla. Andiamo a decorarla con una tecnica che abbiamo chiamato pupazzeria. Quindi andiamo a decorare insieme questa copertina che abbiamo ideato per il 2023. Spero che vi piaccia, trovate tutte le info in descrizione e buona visione. Al prossimo video, ciao! Allora, iniziamo quindi con la copertura interna dell'agenda. Quindi, dopo aver visto il video su come ricoprire l'agenda parte 1 per quanto riguarda l'esterno, adesso andiamo a definire meglio anche l'interno con dell'ulteriore stoffa e poi andiamo quindi a decorare invece la copertina con la tecnica della pupazzeria. Allora, per l'interno utilizziamo sempre quindi la stessa stoffa utilizzata per la copertina esterna e andiamo sempre ad attaccare la nostra stoffa con il biadesivo. I ritagli che avete nel kit dell'agendina sono già in misura, sono leggermente abbondanti, così potete andare un attimo a sistemare eventuali inesattezze che possono esserci poi dalla prima copertura, ed ecco perché poi insomma anche questo rivestimento serve un po' a mascherare anche qualche sbavatura che ci può essere. Quindi andiamo a togliere la carta dal biadesivo e andiamo semplicemente ad incollare in questo modo la prima copertura. Io sto facendo adesso la parte davanti, quindi il retro della copertina. Poi andremo a fare la stessa lavorazione per il retro. Quindi togliamo tutta la carta e andiamo semplicemente a appoggiare il nostro ritaglio, quindi un po' sulla copertina dell'agenda e un po' sul primo foglio, in modo che rimanga tutto ben fissato. Quindi andiamo a sistemarlo. Allora, prima attacco bene il bordo qui esterno, poi prendo la mia agenda, la stendo, la raddrizzo così e vado a chiudere il resto. Ecco qua. Stessa cosa va fatto su quest'altro lato, stessa maniera. Ora, dedichiamoci invece alla copertina e per rimanere in tema pupazzeria come decorazioni che potete trovare all'interno delle nostre calze, ma non solo, sono kit che potete trovare anche già sul nostro sito www.rifugio delle artiste, vi lascio il link in descrizione. Andiamo a fare una bambolina da inserire nella copertina. Quindi trovate nel kit mezzo ovetto, anzi, di polistirolo da 4 cm e la faccina René. Quindi, come al solito, ormai sapete bene come fare i visini con la licra stampata della Rencalic e il polistirolo, andiamo a fare semplicemente un punto filza su tutta la circonferenza. Ok. Riallargo un po' la faccina che tende a stringersi con il filo e vado a posizionarla in questo modo, tenendo però la faccina rispetto alla linea orizzontale della metà della sfera, la tengo un po' più in basso in modo che abbia più fronte, diciamo così. Questo mi servirà per poter mettere tutta la decorazione, tutti i capelli, tutti i fili di lana e andare a creare la sua acconciatura senza andare a coprire ulteriormente il visino. Quindi ora tiro bene il filo, andiamo a sistemare i punti che magari rimangono un po' meno tirati e chiudo sul retro. Ok, quindi qui il passaggio principale è non centrare esattamente il viso sulla pallina, deve rimanere più in basso, proprio per dare più spazio ai capelli.
Ok, chiudiamo sempre con un bel nodo. E la faccina è pronta. Adesso andiamo un po' a preparare tutto quello che ci occorre. Eccola qui, quindi vedete rimane un po' più bassa e con più fronte libera. Poi sempre nel kit trovate un pezzettino di sangallo, è un rettangolo, lo pieghiamo su uno dei due lati lunghi e andiamo a fare una filza per chiudere i lati, in modo da creare, vedete, quello che sarà il collarino della nostra bambolina. E poi sempre con una filza. Quindi chiudiamo con una filza i due lati lunghi. Ecco qui. Quindi questa parte qui dove c'è la piega rimarrà più bombata. Ok, lascio il filo qui, in modo che poi una volta che andiamo a decorare tutta la nostra agendina, decidiamo quanto tirare o meno il filo, e a questo punto invece riprendiamo la testina e andiamo a fare i capelli. Quindi prendiamo il nostro filo di lana, lo vado a fissarlo sul retro della pallina. Quindi fissiamo l'inizio con un puntino di colla. E anche un po' sul davanti, in modo da dare direzionalità subito al filo. Quindi in questo caso andremo a fare una frangetta, la frangetta con la riga spostata di lato. E quindi andremo a fare questo lavoro qui. Quindi parto di qua, quindi più o meno all'altezza di un occhio, e vado da questa parte. E anche in questo caso fisso con un puntino di colla il filo di lana. Ok, adesso si è fissato. E vado a girare un po' il filo, cerco sempre di fissare con qualche punto di colla tutti questi giri che vado a fare, altrimenti una volta che poi tolgo le dita si disfano. Ok, quindi anche qui un puntino di colla, fisso il filo. Facciamo un giro da dietro, vedete qui mi è rimasto un po' aperto, quindi ripasso sopra e però metto un punto di colla in modo da fissare bene il filo in questo punto e coprire perfettamente la licra sotto in modo che non si veda nulla. Ok, quindi proseguiamo così fino alla copertura. Della nostra faccina. Quindi andiamo avanti, cerchiamo di coprire anche questa zona qui, sempre aiutandoci con la colla. Fissare anche l'ultima estremità. Ok, ora facciamo la stessa cosa coprendo però anche parte dei capelli che abbiamo già inserito. Quindi partiremo sopra alla lana che abbiamo già girato intorno alla faccina sul lato opposto. Quindi partiamo sempre con un puntino di colla sul retro e andiamo dall'altra parte, così. E anche in questo caso dobbiamo fissare un puntino qui,
in modo che la nostra acconciatura non si muova. Quindi ad ogni giro di filo di lana dobbiamo cercare di fissarlo al meglio per evitare che si smonti l'acconciatura della nostra bambolina. È un lavoro un po' di precisione, ma vedrete poi il risultato finale. Ok, quindi qui proseguiamo sempre con i nostri fili di lana. Andiamo sempre a fare questo giro concentrico come ho fatto dall'altra parte per chiudere tutta la licra, per nasconderla in questo modo. Ok, taglio il filo di lana in eccesso e adesso vado un po' a girarlo con le mani per chiudere bene il foro. Ecco qua. Ok, adesso andiamo a fare i due codini. Quindi sempre il filo di lana che avete e andiamo a fare una matassina intorno alle dita. Chiudiamo con il filo di ferro che trovate sempre all'interno, lo chiudiamo proprio a metà. Lo chiudiamo. Ok, andiamo a tagliare questi due fili dell'inizio e della fine che sono in eccesso e andiamo ad incollarlo, quindi piegandolo a metà sul filo di metallo, otteniamo questo codino qui che andiamo ad incollare dietro la nostra testolina. Ecco qui. Ho usato circa 20 centimetri per fare il codino, se doveste trovarvi della lana in più. Quindi vado a prendere un altro pezzettino di lana. E finiamo di fare l'altro codino, quindi arrotoliamo sempre il filo intorno a 2-3 dita, tenete sempre la stessa distanza per entrambi i codini, così saranno grandi uguali. Chiudete il filo, tagliamo l'eccesso. Pieghiamo a metà il nostro codino. E andiamo sempre con la colla a caldo a fissarlo dall'altra parte. Ecco qui. Allora, il viso della nostra bambolina è fatto. Adesso continuiamo con la decorazione. Allora, riprendiamo in mano il nostro pezzettino di sangallo e lo andiamo a stringere. Quindi vi dicevo, aspettiamo a fermarlo perché vediamo un attimo la dimensione, come lo vogliamo. Ecco, io lo terrei, in questo caso l'ho stretto tutto, quindi lo fisso con un nodo. Lo vado a fissare sotto il mento. In questo modo
quindi metto un po' di colla caldo, inserisco il mio sangallo così. Poi facciamo una decorazione, quindi prendo questo nastro in velluto marrone che si abbina bene con i colori del tessuto che trovate per ricoprire l'agenda e un pezzettino di filo di metallo. Andiamo a stringerlo per creare un nastrino, un fiocchettino. Ok, andiamo a tagliare l'eccesso. Il fiocchettino è pronto. E a questo punto lo vado ad incollare tra il mento e il sangallo. In questo modo. Vado a prendere la passamaneria e vado a metterla vicino al bordo dell'agenda e le faccio fare tutto il giro interno. Quindi partirò dall'interno con un punto di colla. Punto di colla vicino al punto in cui gira davanti. Un punto di colla anche al centro, qui potete decidere voi la distanza. Dalla piega. Un altro punto qui e qui vicino. Alla partenza. Taglio. Ecco fatto. Ora andiamo quindi a mettere le ultime decorazioni, che sono questa bellissima farfalla che trovate così in legno nei nastri di mirta, colla a caldo sul retro, e la andiamo ad inserire qui, ad incollare qui. Poi trovate anche un cuoricino e il vinile con la scritta 2023. L'andiamo ad attaccare sul cuore. E anche questa poi andrà sulla nostra agendina. Ok. Il cuoricino lo metto appena sotto la farfallina, così. La mia bambolina la vado a mettere invece qui, quindi anche qui colla a caldo. La nostra agendina è pronta.